c'è una rivoluzione latente o forse già in atto in tutta Europa, almeno questo è quello che io personalmente mi auguro, ma è che è cominciata a nord, molto più a nord rispetto a questo paese. È una rivoluzione silenziosa quella che è successa in Islanda. Mi domando se è auspicabile che, per te per esempio, tu pensi che possa essere auspicabile che prenda piede una rivoluzione di questo genere anche in Italia, oppure no? Io sarei un po' più prudente, perché parlare di rivoluzione mi sembra ancora molto lontano. Siamo lontani sfortunatamente da questo livello di consapevolezza, oggi. Io sono convinto però di una cosa, che la crisi sta marciando molto più velocemente di quello che io stesso immaginassi. Io da tempo ormai dico queste cose, però pensavo che avremmo avuto a disposizione una decina d'anni. Invece tutto sta precipitando molto più velocemente. E precipitare vuol dire che quelli che non vedono fino a oggi, domani vedranno molto di più. Per ora siamo in uno stato che io definirei di inquietudine generalizzata. La gente percepisce che qualche cosa non funziona, capisce che il pericolo è alto, ma non sa perché, non sa da dove viene, non sa per quale ragione. Quindi ci troviamo in una fase intermedia, una svolta veloce ma intermedia. Quindi io sono abbastanza convinto che adesso è il momento di seminare. Io ho ragione in termini politici, operativi. Non si può soltanto chiacchierare, bisogna organizzare. E allora io penso che noi abbiamo bisogno urgente di costruire una forza organizzata di persone intelligenti che conoscono le cose, che sanno, che hanno una visione di insieme della crisi. Non basta la finanza, la finanza è un pezzo della crisi, è un pezzo rilevante, ma è un pezzo. Noi abbiamo bisogno quindi di costruire velocemente. Io lo chiamo un movimento, possiamo chiamarlo principale, l'alternativa è questo inizio, che sia capace di avere una visione della complessità della crisi. E quindi in questo sono molto polemico con tutta la sinistra, e per questo li ho mandati a speculare, perché sono ignoranti, perché non hanno studiato niente, perché sono passati dall'altra parte. Quindi non ci servono, quella parte lì è perduta, in realtà in questa posizione non serve a nulla. Voglio costruire, e siccome so, perché sono anni che giro per l'Italia e per il mondo, e vedo che dappertutto ci sono persone intelligenti, capaci, dotate di sapere, gli manca, certo gli manca la visione d'insieme, va bene, ma è normale che sia così, vorrei sapere chi è che la poteva dare. Siamo in un cambio d'epoca che richiede una mutazione di tutti i paradigmi intellettuali precedenti. Se tu continui per esempio a ripetere l'eggiaculatore sul marxismo-leninismo, non lo spiegano nulla, non c'erano quei problemi 150 anni fa. Noi siamo di fronte a un cambio d'epoca, per esempio, che mette in discussione, per esempio, il paradigma della crescita. La sinistra ha vissuto tutta la sua esistenza storica pensando di crescere esattamente come il capitalismo. I due modelli sono entrambi modelli di crescita. E noi improvvisamente, io e te e tutti gli altri, ci troviamo di fronte a una situazione in cui la crescita non sarà più possibile. Se vuoi una prova provata che con le vecchie categorie non risolve nulla, è questa. Allora, per venire al dunque, io non sono molto ottimista perché i tempi sono strettissimi. Se la crisi precipita alla velocità che io vedo adesso, noi avremo un altissimo pericolo di guerra da qui a 2-3-4 anni al massimo. Altissimo pericolo, ma non di una guerra qualunque, di una grande guerra. Per esempio l'attacco all'Iran, che produrrà effetti su tutto il pianeta, che produrrà un'esplosione del costo del petrolio, delle ultime risorse fossili che restano. Insomma, siamo in una posizione di alto disequilibrio, altissima instabilità, chiamiamola instabilità. Quindi noi dobbiamo fare tutto questo molto in fretta. Scusami se ritorno all'Islanda, ma sinceramente penso che possa essere un esempio positivo, ed è per questo che evidentemente i media controllati da chi di dovere hanno teso a far sparire la notizia. Dobbiamo imparare. Non se ne è parlato nei media. Sì, no, dobbiamo imparare che questo tipo di battaglia avrà molte forme. Abbiamo in Islanda il rifiuto di pagare, che è una cosa molto utile, io ripropongo, dobbiamo non pagare, dobbiamo dire anche noi non si paga, solo che là hanno potuto far cadere il governo, perché la cosa si è precipitata in una maniera tale che era palesemente possibile e l'hanno fatto. Noi non abbiamo più una forza politica capace di guidare tutto il processo, il problema è lì. Ma il problema è anche lì, diciamo che ci possono aver dettato quasi la strada da seguire, perché hanno riscritto la Costituzione i cittadini.
cittadini stessi. Benissimo. Via internet. Sarebbe una cosa auspicabile, secondo te? Sarebbe una cosa largamente auspicabile, bisogna studiare le forme di organizzazione. Io sono un vecchio militante di altre epoche, però so che una cosa fondamentale, senza organizzazione non fai niente. E la prima cosa da fare è organizzarsi sapendo cosa si vuole. Nel caso specifico il successo è dovuto al fatto che l'obiettivo era molto preciso e ridotto. Ma qui noi abbiamo un problema molto più vasto, che è quello di affrontare simultaneamente la questione del debito, del cambiamento climatico, la questione della crisi energetica, la questione dell'occupazione, eccetera, eccetera. Quindi tu devi avere una forza politica che possa guidare questa cosa. Se non hai questo, non hai un punto di riferimento. Non bastano le assemblee nelle piazze, ci vuole una piattaforma politica e ci vuole un gruppo di persone, il più ampio possibile, capaci di sostenerla a Milano, a Torino, a Napoli, capisci? E poi dico in Europa. Ma lei cosa pensa del movimento di Grillo? E non so se conosce il movimento Zeitgeist. Come no, lo conosco benissimo. Il problema fondamentale è questo. Vedi, loro dicono molte cose settoriali molto simili a quelle che dico io, però non hanno la minima idea di come si organizzano queste cose. Il Movimento 5 Stelle non è in grado di fare questa operazione, per la semplice ragione che ha un solo leader, e un solo leader non è depositario della conoscenza sufficiente. Non è sufficiente. Beppe Grillo è un attore, non è un dirigente politico, ci vuole un'organizzazione politica per fare questo. E non è vero. Ci vuole un leader. Ci vuole un leader. No, ci vuole dei leader, ma soprattutto ci vuole un'organizzazione politica, democratica. Il Movimento 5 Stelle non è democratico in nessun senso, non è organizzato in nessun senso, è basato su un equivoco gigantesco che è rappresentato dal fatto che la televisione non vale niente, e questa è una delle più grandi stupidaggini che si possono dire, va bene? Secondo, sull'idea di una democrazia elettronica, che è una delle più grandi mistificazioni dell'epoca contemporanea. Ma quale democrazia elettronica? Ma dove? Le decisioni si scelgono con la gente in faccia, parlandoci insieme, non sul computer. L'illusione del computer. Se ho capito bene, se stavamo ai dati di YouTube, qui oggi ci devono essere 2000 persone. Vero, non ci sono 2000 persone, vuol dire che Facebook racconta balle, perché la gente, è facile che tu schiacci sul tasto ci vengo, però poi non ci vieni, ti stai a casa. Quindi ragazzi, diamoci una dritta sulla questione dei nuovi mezzi di comunicazione. Il Movimento 5 Stelle dice un sacco di cazzate, lo dico senza mezzi termini, sciocchezze, perché non è quella la democrazia. Se poi guardi quello che dice Casaleggio Associati, ti vengono i brividi, perché loro profetizzano per il futuro che noi vivremo nella Repubblica di Google, e Google sarà quello che guiderà la democrazia mondiale. Dio mio, se sono queste le idee che questa gente porta in giro. Chi dice questo? Casaleggio Associati, e sono l'editore di Beppe Grillo. Quindi via, siamo seri, ci vuole altro. Io non so se tu hai mai sentito parlare di un movimento chiamato Zeitgeist. Io l'ho letto, l'ho studiato, sì? Io seguo tutto. Cosa molto... pensi di un movimento basato sull'idea di abbattere il sistema monetario a favore di un'economia basata sulle risorse? Bisogna chiarirsi. Abbattere il sistema monetario vorrei anch'io, infatti sono qui per questo, credo che si possa fare, perché tanto si abbatterà per conto suo. Per noi, cose, non c'è dubbio, crolleranno per conto loro. Il problema fondamentale è che stanno crollando e noi rimaniamo sotto le loro macerie, capito? Se stiamo così ci cadono addosso, capito? Così com'è loro crolleranno e noi andremo in una recessione mondiale a due cifre, cioè si scenderà del 15%, avremo le nostre società che saranno in ginocchio letteralmente. Quindi il problema è di capire come gestiamo quella che io definisco la transizione. Ci sono due transizioni possibili, una è catastrofica e l'altra è una transizione verso una decrescita ragionevole guidata che non sia catastrofica. Quando dico catastrofica per noi, perché per loro se ne fregano. Allora, la cosa che io dico, io sono molto sostenitore del Club di Roma. Il Club di Roma ha scritto delle cose, hanno pubblicato delle cose assolutamente inequivocabili. Loro prevedono 9 scenari catastrofici, tutti e 9 catastrofici. La differenza tra il primo, tra l'uno e il 9 è nella capacità di reazione delle classi politiche, cioè delle popolazioni. Se
non ci sarà nessuna reazione, noi avremo la nonna, cioè la peggiore. Man mano che ci sarà un livello di consapevolezza che cresce, noi scenderemo. Ma oramai noi abbiamo compromesso l'equilibrio, cioè noi siamo in overshooting ormai da 35 anni, abbiamo già spezzato tutti una serie di equilibri, quindi riparare quanto sarà impossibile. Per questa ragione loro hanno perfettamente ragione a dire che ci sarà un esito catastrofico, però dipende. 100 milioni, vorrei un messaggio 100 milioni, positivo. 100 milioni di morti? Ci sarà invece 200 milioni di morti? Ci sono probabilmente invece. Ci saranno i morti, probabilmente ci sarà una catastrofe, o probabilmente la gente semplicemente si sveglierà dal torpore e le cose cambieranno. Io quello che ho detto all'inizio, quello che oggi milioni di persone non vedono, domani si vedrà un po' meglio, dopodomani ancora meglio. Quello che oggi sembra una profezia inaccettabile, perché la gente poi chiude gli occhi, si spaventa, si gira dall'altra parte, eccetera eccetera, domani potrebbe diventare, se c'è una proposta che la sostiene, seria e organizzata, e allora potremmo assistere, io non lo escludo, alla nascita veloce di un grande movimento di massa che crea milioni di persone che cominciano a dire basta questo, comincia a dire ma dividiglielo, dividiglielo, io devo chiudere la pubblicità in tutte le televisioni, fine della pubblicità, bisogna imporlo per legge, la pubblicità deve essere abolita da tutte le reti pubbliche, volete fare le reti private fate voi, ma in tutte le reti pubbliche la pubblicità deve essere vietata, perché la pubblicità è il veleno per i nostri cervelli. Ma è questa una piattaforma politica, se non dici queste cose qua non spiega la gente. Allora, posso esprimere un parere, la pubblicità secondo me serve per capire quali sono i prodotti che non bisogna comprare. Sì, per te, solo che per la gran parte invece serve per dire quello che devono fare, non solo i prodotti, la televisione ha vinto perché ha cambiato lo stile di vita di 3 miliardi di persone, lo stile di vita, cioè la scala dei valori è stata cambiata ed è stato fatto molto di più, la televisione ha modificato il modo di pensare, l'homo videns è una mutazione antropologica rispetto all'homo legens. Non l'ho detto io, lo sai che l'ha scritto Giovanni Sartori, editorialista del Corriere della Sera, che ha scritto un libro bellissimo intitolato Homo Videns, dove lui parla esplicitamente, e ha ragione, di una mutazione antropologica. Quello che io rido quando sento dire. Per quello che io rido quando sento dire che la televisione non conta niente. In Italia in questo momento il 93% della televisione guarda la televisione. In questo momento, sì, sì. Questi giorni. Capisci? Ma anche l'allusione ormai conosciuta e nota delle armi di distrazione di massa. Di banalizzazione di massa, sono tutte le... Sì, certo. No, ma questa è la cosa, questo riguarda l'informazione. Sono molto più potenti di quelle di distruzione. Non c'è dubbio. Ma sì, certo. No, io parlo della comunicazione in generale. È la comunicazione che ha cambiato il modo di vita della gente. Anzi, se vuoi mettere in rapporto l'informazione con la comunicazione, direi che l'informazione vale sì e no il 5%. Il 95% è comunicazione, è pubblicità, è intrattenimento, è la pubblicità che si vede durante le trasmissioni sportive, di calcio, che tu ti siedi davanti allo schermo televisivo, credi di guardare una partita di calcio, non credi di guardare una partita di calcio, in realtà stai guardando una successione continua, sistematica, di messaggi subliminali, perché tu letteralmente guardi il pallone, ma intanto ti vedi sullo schermo la pubblicità. Questa è una straordinaria modificazione del cervello umano. I nostri sono incapaci di concentrarsi perché vedono sistematicamente prodotti televisivi ultra tagliuzzati che gli impediscono di concentrarsi su un qualunque concetto, e quindi noi abbiamo una vera modificazione del cervello umano. La nostra memoria cambia il nostro rapporto con il passato, cioè ci hanno modificato. Questa è come la fantascienza, si hanno modificato. Cosa possiamo fare? Nel senso che io ho fatto una scelta di non usare più la televisione come mezzo di informazione. Io come mezzo di informazione uso canali che possono essere il computer e basta. Computer oppure le voci, cioè la gente mi telefona, mi riferisce, mi parla, quindi ascolto solo i pareri degli altri. Sui pareri degli altri ho anche le informazioni di quello che avviene, perché gli altri ascoltano e guardano la televisione. Senza televisione mi sono accorto
perché l'informazione che io ricevo è totalmente diversa da quella governativa. Allora, come dice però la gente, a non usare il televisore è il più grosso sforzo, perché sono convinto che in un certo senso dà perfino una dipendenza fisica. Cioè, come uno ha bisogno di accendersi la sigaretta, bersi il caffè, perché il corpo ha memorizzato quei ritmi, per la televisione è diventato un ritmo psicologico, come per il paranoico arrabbiarsi di fronte a determinate cose. Allora, lì forse c'è un intervento da fare presso la gente, no? A rallentare, a diminuire l'uso della televisione. Meno televisione. È una dipendenza, no? Uno ha bisogno di sentire le notizie al telegiornale, poi le giudica, poi le critica. Non è la stessa cosa che vivere senza televisione. Quando ogni tanto, poi io ascolto la radio, no? Quindi ascolto i dibattiti parlamentari. Quando dopo tutta una giornata in cui ho ascoltato i dibattiti parlamentari mi sono reso conto dell'ignoranza che dirige questo paese, rimani esterrefatto. Allora mi dico, c'è un lavoro, ci sono diversi lavori da fare, perché la televisione dà modelli di comportamento, fra cui la rassegnazione, dà modelli di comportamento, fra cui l'omologazione. Ci rende spettatori della nostra stessa vita, io dico sempre. Cioè, noi ci sentiamo più spettatori che attori, tra virgolette, della nostra stessa vita. Ci fa credere di essere uno spettatore per il fatto che critichi, giudichi, lanci epiteti. In realtà quelli non bastano. Su Facebook, io lavoro solo su Facebook, no? E poi su altre situazioni. Però diciamo che il contatto maggiore c'è. Allora invito la gente a uscire dall'indignazione. Mi sembra che il computer, internet, Facebook e la televisione sia stata la prima creatrice di indignazione, perché guardi la televisione e sei indignato. No. Io guardo, la televisione. Tu sei indignato. Sì, no, io guardo la televisione. Non trasferiamo le nostre esperienze sulla grande massa della gente. La grande massa della gente non reagisce come dici tu. La descrizione che tu fai è la descrizione di un intellettuale, indignato. Ma neanche per sogno. Prova ad andare a fare un viaggetto, guarda, ti faccio una proposta. Vai un giorno a Napoli e fai un giro nei vicoli di Napoli, no? E capirai che la gente non reagisce come te. La televisione è accesa tutto il giorno nei bassi napoletani. In centinaia di migliaia di famiglie la televisione. Però è indignato, no? Ma neanche persone, per loro quella è la vita. Noi viviamo nella società dello spettacolo, noi, ecco, un altro, scusa, mi consento, un errore che fanno gli intellettuali è di proiettare sul resto della popolazione le loro idee, ma gli intellettuali non rappresentano. No, io non voglio proiettare. Tu sei un intellettuale. Io cerco di sapere, cerco di chiedere, perché gente che è venuta su dalla Calabria, dalle Puglie, dal resto dell'Italia mi racconta delle cose incredibili, cioè paesi, regioni interamente abbandonate. Poi tu mi dici che a Napoli la gente ha questo ritmo. Ma uguale, io sono andato a presentare il mio libro a Messina una sera, erano le 6:30, non riuscivo letteralmente a trovare un bar aperto. Erano tutti davanti alla televisione, tutti davanti alla televisione, non c'era una persona in strada. Ma se vai nel sud ti accorgerai della potenza della televisione, dal fatto, per esempio, io sono relativamente noto come faccia, se vado a Milano, uno su 10 magari mi guarda e mi riconosce, ma se vai a Napoli ti riconoscono subito dopo 2 minuti, perché se sono davanti in continuazione davanti alla televisione, sanno tutto della televisione. Io non trovo mai, da Napoli in giù, tutti mi riconoscono, l'ho visto sul treno, per strada, al bar. Perché? Perché sono davanti alla televisione tutto il giorno. Noi non sappiamo questo, perché viviamo in un paese, in un porto dove la gente va al cinema, dove ci sono i circoli culturali, ma in tutto il sud non c'è un circolo culturale che io sappia, voglio dire. Io sono uno scrittore di libri. Ti posso dire, negli ultimi 2 anni io ho avuto 4 inviti a presentare il mio libro in tutto il sud, 4 inviti. Contro i 300-400 inviti che ricevo dall'Emilia Romagna, da tutto il nord. La differenza sta nel fatto che nel sud non c'è una vita associata, zero. La vita associata è la televisione, cioè la vita dissociata è la televisione. Quindi quando tu dici che bisogna organizzare un programma politico per rimpadronirsi dei media, dici una cosa giusta, ma va organizzato. Vanno individuati gli obiettivi, va individuata la modalità. Io per esempio ritengo che bisognerebbe insegnare ai bambini nelle scuole, cominciare dalle scuole elementari, a leggere la televisione.
noi come Megacinque ci siamo occupati a lungo di questo, perché io ho scoperto che la televisione è un linguaggio, o meglio, non la televisione, le immagini di movimento sono un linguaggio, che ha le sue regole, la sua sintassi, la sua grammatica. Se tu guardi, ti siedi davanti alla televisione, hai l'impressione di essere capace di leggere, in realtà non leggi niente, leggi quello che ti vogliono far leggere loro e lo leggi in modo inconsapevole, ma c'è un linguaggio. Noi siamo di fronte a una regressione generalizzata di milioni di persone che ritornano all'analfabetismo nel momento in cui il mezzo di comunicazione principale è un mezzo di comunicazione che non sanno leggere. Cioè esattamente il contrario della rivoluzione di Gutenberg. Quando Gutenberg inventò i caratteri mobili, si passò da tre persone che sapevano leggere e scrivere, erano i monaci nei conventi, a milioni di persone che hanno cominciato a leggere i libri. Adesso stiamo andando esattamente all'incontrario, cioè la televisione è il mezzo di comunicazione principale, primo, ma la gente non lo sa leggere e quindi di fatto tu hai un homo videns analfabeta che è molto peggio dell'homo legens di prima. L'illettrismo è aumentato. L'illettrismo è aumentato in Italia, è aumentato in Francia. Abbiamo fatto degli esperimenti anche vicino a Milano con le classi dei bambini delle scuole elementari. Questa è una delle cose da fare. Cioè tu insegni ai bambini delle scuole elementari a fare la televisione. Invece di dirgli fammi il compito a casa e scrivi il tema, tu gli dai in mano una telecamera, glielo insegni, lo devi insegnare prima, gli dai in mano una telecamera digitale e gli dici vai a casa e fai l'intervista a tuo nonno. Il bambino di terza elementare, quarta elementare, va a casa, fa l'intervista al nonno, poi torna l'insegnante, gli dice ti faccio vedere come monti l'intervista e fai il tema. E i bambini fanno il tema, solo che invece di essere scritto è visivo. E io ti posso garantire che i bambini che passano attraverso questa esperienza imparano a vivere in un altro mondo. Sono più critici, hanno la capacità di guardare le cose, sono capaci di guardare uno spettacolo televisivo e di disinnescare una bomba. Si accorgono quando c'è l'intervento, si accorgono quando cambia il quadro. Io ho visto dei ragazzi di quinta elementare che fanno dei discorsi sulla televisione che sono sbalorditi. Hanno imparato una nuova lingua. E questa lingua vale di più di tutte le altre messe insieme, perché sarà la loro lingua del futuro. Perché la televisione non si può più tornare indietro. Cioè, anche lì dire, non uso la televisione. E la risposta mia è una battaglia senza senso e senza futuro. Perché la televisione si sta trasferendo sul web, pari pari. E ormai i 4/5 del web sono televisione. Io lo vedo a mio figlio, ho un figlio di 15 anni, il quale viene a casa, non guarda più la televisione, ma va sul web e va su YouTube a vedere su YouTube, cioè le immagini. Hai capito? Quindi cosa fai? È televisione anche quella, anzi è peggiore quella televisione lì della televisione ufficiale. Che non ti adesso non è filtrata e non è comandata. Almeno quello. Ho capito, però. Devi trovare tutto, le cose negative. Ho capito, ho capito, ma di cosa vanno a cercare ragazzini? Le cose positive? Le cose più. Le cose più orribili. Io guardo quello che vede mio figlio e sono terrorizzato per lui. Delle mele, delle arance, no, dei pomodori che parlano tra di loro di questi. Questo sarebbe niente, guarda solo la gran parte delle cose, io lo vedo dalle visualizzazioni, cioè 80 ore e tu vai a vedere la serie di questi rap music, la rap soprattutto americana e francese, ed è tremendo. Perché tu hai soldi, misoginia, sessismo, tutti hanno tutti lo stesso standard, altro che content, free content provider, quelli sono tutti già stati modellati con il sistema in cui noi siamo schiacciati. Ti fanno vedere le automobili, le donne sexy, i dollari che volano per aria, le parole sono il colmo dell'imbecillità assoluta, le immagini sono la violenza pura, gli sfondi delle immagini sono tutti degradati, cioè tu vivi e guardi paesaggi degradati, umidi, sporchi, le facce sono quelle subumane, non saprei dire di i gesti, vai sotto una scuola, vai sotto un liceo qualunque in Italia e ti accorgi che la gestualità dei ragazzi della quarta, quinta, sesta ginnasio è la gestualità di YouTube. È tremendo quello che sta accadendo, capisci? E ce lo spacciano come libertà di comunicazione. Capisci dove siamo? Capisci che prima con gli MTV non c'era questo problema? Beh, era meno peggio, adesso sono diventati... A mio parere però almeno adesso
non c'è soltanto una televisione di Stato che filtra soltanto quello che vuole far filtrare. Adesso probabilmente c'è più scelta e quindi una persona va sul web, può anche controinformarsi, tra virgolette, quindi informarsi in maniera alternativa rispetto all'informazione che ci devono propinare per forza in media venduti. Che a questo punto che il Senato si è svuotato. Il problema della statistica, certo, ci sono tante bagianate, ma altrettante cose interessanti. Io personalmente Anch'io. Però io e te non siamo il modello, sfortunatamente. Io e te siamo due eccezioni. Il problema chiave è... Tre, quattro eccezioni. Vabbè, tutti quelli che siamo qua siamo eccezioni, non vale. Non vale, ma noi siamo la piccola minoranza qua rispetto ai 4 milioni di milanesi. No, il problema è proprio quello della statistica. Cioè a dire, quanti sono quelli che vanno sul web a informarsi? Domanda. Gli studi che io ho fatto, che altri hanno fatto, ci dicono che mediamente coloro che vanno sul web per informarsi, cioè per sapere di più, non raggiungono l'1% dei fruttori. Ma sono in aumento però, sono in aumento. Può darsi che siano in aumento, può darsi. Io so che... Sono sulla Free Press, solo Free Press, tantissimo. Non lo so, io ti posso dire questo, che sulla base della mia esperienza, di studio che ho fatto, il 99,2% di coloro che vanno sul web ci vanno per informarsi sui treni, sul tempo che fa, sul calcio, sulla pornografia, sui videoclips, tutto salvo che sapere di più. Bene, non dimentichiamo i canali specializzati come il calcio, eccetera, eccetera. Ragazzi, non possiamo farci un'illusione. L'obiettivo chiave del sistema e della società dello spettacolo è ridurre l'intelligenza della gente. Il loro scopo dichiarato è quello: più la gente è stupida, più compra. Quindi non ti aspettare che qualcuno ti regali intelligenza. L'intelligenza è sforzo, è studio. Non te lo dà nessuno. Il metodo non te lo dà nessuno. Capisci? Quindi noi dobbiamo sapere che abbiamo di fronte un nemico saggio, intelligente, no, saggio no, la parola giusta non è quella, ma intelligente sicuramente, che sa la forza, che sa usare la forza e sa imporla. Noi siamo tutti degli ingenui che non capiamo i suoi trucchi ci sono e non c'è nulla di casuale in tutto questo. Però quando uno ha i mezzi è intelligente per forza. Voglio dire, anche gli handicappati, facciamo guidare anche gli handicappati, nel senso che messo di fronte una macchina la utilizza e la utilizza al meglio. Allora il problema non è di avere della gente intelligente, forse il problema è che quei mezzi vanno progressivamente sottratti. Bravo. Anche io penso che gliele dobbiamo sottrarre. La domanda è come. Il problema è come. Finora non ci abbiamo ancora, finora tutte le sinistre del mondo non hanno capito niente. Li hanno lasciato fare a loro. Sono 20 anni. Tra l'altro, dicevo prima, non c'è nulla di casuale. Basta leggersi il memorando Powell, visto che frequenti. Il memorando Powell, scrivi Powell su Google. Ok? Powell memorandum. Se te lo leggi, è un memorandum scritto da un imprenditore, da un grosso imprenditore americano, anni 72-73. Lui affronta questo problema punto per punto e dice: adesso è giunto il momento di cambiare gli stili di vita immediati di persone. Così, scritto così. Dobbiamo organizzare sistematicamente il cambio degli stili di vita. Cioè, non è scritto proprio in una maniera stupenda ed è talmente noto sul web che se tu chiami Memorando Powell lo trovi. Tu ti dici: quello è la Bibbia che ti dice che nulla di ciò che è accaduto in questi ultimi 40 anni, 70, 80, 90, 40 anni, era già stato progettato, è stato progettato a questi gruppi. Dietro questi gruppi c'è la grande corporation della società dello spettacolo, che è quella che decide il costo contatto. Non so se hai messo il costo contatto. Il costo contatto è quanto costa raggiungere un qualunque spettatore X nel paese dato. Allora, questa organizzazione mondiale, che è l'associazione dei pubblicitari, decide, programma e pianifica il costo contatto paese per paese. In Italia è uno, in Thailandia è due, che ne so, ovviamente costruiscono i canali attraverso cui si raggiungono milioni di persone con il grande messaggio pubblicitario della Procter & Gamble, Colgate, America, che ne so, quello di fare. E allora definito Berlusconi, per esempio, è uno degli strumenti della formazione del pubblico italiano.
dello stile di vita, e per lui è stato costruito opportunamente un posto portato. Berlusconi è diventato quello che è diventato perché laggiù da qualche parte hanno deciso che, di tenere basso il costo contatto per conquistare il più alto numero possibile italiano. Infatti qui la pubblicità costa pochissimo, altrove costa di più. Perché? Chi l'ha deciso? Berlusconi? Anche il noleggio di, per dire, del Colosseo che altro per i film, leggevo qualche anno fa. Per noleggiare la Tour Eiffel, per fare un film, costa il triplo che noleggiare il Colosseo, sì, che noleggiare un castello. Wow. Tutto questo è, ripeto, è stato studiato. È stato studiato da loro che controllano il sistema comunicativo, incluso internet. La televisione diventerà, si trasferirà interamente su internet, resterà, la televisione resterà sempre, però diminuerà la sua valenza pian piano, lentamente, sebbene a tutt'oggi, ahimè, in Italia le tre reti, le sei reti fondamentali sono quelle e hanno deciso loro. In questo senso la sinistra è stata catastrofica perché, avendo a disposizione tre reti di Stato, invece di fare una controffensiva culturale per elevare il tenore intellettuale della gente, per, come dire, per acculturare, per trasmettere valori di qualunque genere, ha fatto esattamente l'imitazione delle private, quindi noi abbiamo sei canali che vanno tutti la stessa cosa. E l'informazione è tutto uguale, anche quella, sono guardi, guarda il TG1, TG1 pubblico, che dico, cosa si distingue dal TG5? Non saprei, identico. Se li guardi la sera scopri che l'agenda del giorno è identica, in qualche caso addirittura la successione delle notizie, 1, 2, 3, 4, sono identiche. È l'ANSA che detta la legge, all'ANSA viene dettata da qualcun altro. Viene dettata dalla Associated Press, dalla Reuters, quindi c'è il canale eccetera. Volevo fare una domanda, secondo te questa sinistra, diciamo, no, che non fa, diciamo, molto il suo dovere, prevale la cecità, l'ignoranza o la collusione? Tutte e tre. Non saprei dire quale dei tre, ma tutte e tre. La collusione è evidente in alcuni. Alcuni di questi leader sono stati comprati proprio pari pari. L'ignoranza è molto diffusa e quindi, insomma, vedi un po' tu. Questa è, però dici, non fanno il loro dovere. E qui c'è un errore, loro non hanno più nessun dovere, non sentono nessun bisogno, non sono con noi, sono contro di noi. E quindi no, non ci si può aspettare da loro niente, non bisogna più aspettarsi nulla da loro. Sono diventati come i nostri nemici, infatti ti dicono onorare il debito. Cosa dice Bersani? Cosa dice? Bisogna onorare il debito. Ah, bravo, bravo. Cioè ci dice esattamente quello che ci dice la Banca Europea Centrale o quello che ci dice, che ne so, Tremonti, pari pari. Posso sentire Castelli l'altro giorno, io sono povero, 145.000 euro all'anno. Ha detto così, eh? Allora, tornando un attimo indietro al discorso che mi sembrava stesse raggiungendo, un'opposizione a tutto questo, secondo lei, non si fa attraverso i prodotti e noi come consumatori? Alla fine ci vogliono consumatori bravi e tranquilli, no? Ci hanno già trasformati. Ci siamo consumatori bravi e tranquilli. Quindi uno sforzo di comunicazione forse non si deve fare, perché se un direttore del marketing vede che il suo prodotto va giù del 10% nelle vendite, allora forse non usa più quel mezzo di... E quindi creiamo un cortocircuito. Bravo. E quindi... La domanda è come fai a raggiungere tanta gente, quanto raggiunge la Procter & Gamble? 5% si spaventano. Tu sei sicuro che si spaventano? Cominciamo da lì? No, ma guarda che richiede una gigantesca organizzazione, sai. Questo richiede una grande organizzazione, sai. Cioè convincere il 5% a non comprare un qualunque prodotto. Adesso però io sono prodotto. In contatto con... No, io per dire l'ultimo degli scemi, dialogo in questi termini con tanta gente che è in altre città europee e a New York. Quindi siamo residuali come numeri in questo momento. Sì. Però perché deve darci questa ammazzata e uccidere le speranze dicendo che comunque tutti seguono la televisione, vero, vero? E allora dico, la strada non può passare attraverso un riuscire a spostare uno 0,1% alla volta con impegno quelli che siamo qua e poi quelli che ci sono vicini e poi...
è un lavoro, è una fase si di passaggio. È già previsto nel si gioco. Può provare. Io però ti posso dire questo, la mia esperienza mi dice che per fare questa operazione ci vuole dietro una grande organizzazione. Non si fa, non, rischi, te lo dico perché magari poi tu ci proverai, e se ci riuscissi, io sarei felice. Io sento che... Io sarei felice se ci riuscissimo, però il rischio grave è che tu ti metti in un'impresa che non produrrà niente, che produrrà solo grande delusione. Perché queste esperienze sono già state fatte. E non ne sappiamo niente perché hanno tagliato la comunicazione rispetto a queste esperienze. E allora... Allora la mia risposta è... Bisogna che il popolo si doti di propri strumenti di comunicazione come meccanismi di combattimento. E perché mi ha raggelato prima dicendo che internet tutti dicono vengono e poi non vengono? Adesso è vero, però accidenti, questo è ancora uno strumento di comunicazione piuttosto libero dove non serve un grosso capitale per essere lì a comunicare delle cose. Hai ragione, però io dico questo, lo Stato, siamo realisti, non è che non c'è una contrapposizione tra mente, dobbiamo valutare il quadro della situazione reale. Se la situazione reale mi dice che più del 90% degli italiani guardano la televisione, la prima cosa che devo fare è come posso raggiungere una parte di loro, quelli che guardano la televisione. Per raggiungere una parte di loro devo fare una televisione. Quindi devo sottrarre risorse togliendo forza commerciale. Fammi finire. Io non butto via, niente della tecnologia che c'è adesso. Decide questo cinguettamento. Perché non prendiamo le sedie, ci mettiamo in cerchio e facciamo una chiacchierata? Bisognerebbe che abbassassero. Vediamo subito. Ha ragione lui, ma farà finisca questo. Sono d'accordo, facciamo subito. La questione che io dico, che noi dobbiamo pensare in termini moderni. I canali e le piattaforme sono numerose. Ormai abbiamo la televisione digitale terrestre, le televisioni digitali regionali, abbiamo il web, abbiamo un sacco di web TV, abbiamo centinaia di migliaia di blog. Allora noi dobbiamo ragionare mettendo insieme tutti questi elementi e offrire un prodotto, siccome non abbiamo la forza possente di una campagna pubblicitaria che ci fa raggiungere 20 milioni di persone, noi dobbiamo lavorare per costruire un canale, tra virgolette, televisivo che sia però distribuibile su molte piattaforme. Molte piattaforme. Allora, in questo modo tu potete avere un grande risultato. Io il modello Rai per una notte, se vuoi, o Pandora TV come l'avevo concepita io. TV popolare, esattamente, è la stessa cosa, cioè più o meno siamo lì. Allora, il ragionamento è mettere insieme diverse piattaforme, tenendo conto del fatto che siamo poveri, ma che possiamo mobilitare un sacco di gente periferica. Questa gente c'è, io non la butto via, non la considero inesistente, anzi c'è tantissimo. Io scrivo un pezzo, l'ultimo pezzo che ho scritto, quello che ho citato, Udite, è stato letto da 40.000 persone. Perché? Perché io l'ho pubblicato sul mio sito e poi l'hanno ripreso 20 altri. Il risultato finale è una cosa visibile, però è una cosa leggibile. Quindi però l'aspetto positivo 40... di internet. Ma come no? Ma certo, ma io lo uso tutti i giorni, anche Facebook, io uso tutto. Soltanto che noi finora siamo io isolato, tu isolato. La questione chiave è che dobbiamo mettere insieme tutte le forze e fare questa operazione. Io sono sicuro che se facciamo questa operazione noi possiamo raggiungere 100.000 persone ogni sera. E allora il discorso cambia. Ti sta proponendo di parlare al microfono. Capisci che la voglio dire? Assolutamente. Non butto via niente, non voglio essere settoriale. Voglio dire semplicemente che noi abbiamo bisogno di un progetto complesso. Ma dobbiamo sapere che dobbiamo raggiungere centinaia di migliaia. E poi se facciamo questo, se TV Popolare riesce a fare questo, noi produciamo un cambio. Poi non è che io voglio questo canale per vita eterna, io voglio costruire una arma di combattimento per costringere la televisione pubblica a ridiventare una televisione pubblica. Io rivolgo indietro i tre canali, voglio indietro la televisione di Stato e la voglio gestire come democraticamente si deve fare. E allora il discorso cambia, cioè io voglio usare questo strumento come un grimaldello per spezzare il loro monopolio, capisci? Dopodiché dobbiamo costruire una piattaforma di combattimento sul terreno della comunicazione, che ancora non c'è. Una piattaforma che si può usare, chiaramente. Una piattaforma che si può usare. Non basta per
avere un microfono che così diventa di più. Mettiamoci al microfono. O dicevo, se prendiamo il microfono parliamo con tutti. Il microfono, giusto, grazie mille. Tu hai citato una televisione perché esiste una televisione popolare? Sicuramente sì, pare che stia nascendo e pare che le premesse siano buone. Puoi contribuire personalmente, puoi farmi socio della TV Popolare, se vai su www.tvpopolare.it se non vado errato. Giusto? Non lo ricordo, vabbè, ma ho parlato, lo trovo, lo metto nel video. Con gli organizzatori di questa TV pare essere un progetto veramente interessante che vorrebbe portare avanti realtà alternative a quelle dello Stato, diciamo così.